Buonasera e benvenuti ad On. Come al solito c'è la prima parte del programma con un solo ospite che cominciamo a salutare, il senatore Sergio Vaccaro del Movimento 5 Buonasera a voi. Stelle. Conduce con me Daniela Raimondi. Sì, buonasera. La redazione di RTC Quarta Rete è sempre presente al programma di Imma, appunto, proprio perché gli argomenti toccati sono sempre interessantissimi. Abbiamo un sacco di riscontri, devo dire la verità. Anche nei giorni successivi alla trasmissione continuano a scriverci i nostri Telespettatori, telespettatori, però quindi. invitiamo anche a scriverci tramite i social perché i nostri ospiti possono rispondere live alle domande che ci vengono da casa. Allora, Movimento 5 Stelle, ultima novità, la nota d'aggiornamento del DEF approvata al Senato, quindi comincia la staffetta per questo documento di economia e finanza. Allora, cominciamo con le domande, un po' per capire meglio che cosa sta succedendo. Intanto, prima vogliamo ringraziare Gennaro Cicalese con Qui Casanet, che è lo sponsor della nostra trasmissione e che ci permette di poter fare on in queste puntate. Allora, manovre in deficit e reddito di cittadinanza, ne abbiamo sentito parlare tantissimo in questi giorni. Quali sono la mission e gli obiettivi della programmazione a breve e a lungo termine, legati sia a questa manovra in deficit sia al reddito di cittadinanza? Molto semplice. Diciamo che dal 2008, da quando è scoppiata un po' la crisi, più in generale si è praticata una mission, se vogliamo definirla così, di austerità, che oltre a portare macelleria sociale, tagliando diritti ai lavoratori, facendo forse dei finti investimenti, la ricetta non ha funzionato. E oltre ad indebitarci ulteriormente, non abbiamo avuto né risultati né riscontri positivi su tali manovre. Proprio in relazione al deficit, io ho portato un riassunto del grafico, giusto per tranquillizzarvi, che vi mostro che in Vedendo le realtà. telecamere, se è possibile fare Che uno zoom su questo documento. ecco qui, e allora, ecco che dal 2014 avevamo un deficit PIL del 3%, 2015 2,6, 2016 2,5, 2017 2,4, 2018 2 e 2019 2,4. In questo periodo non ricordo di aver sentito tanto allarmismo perché evidentemente le ricette che loro avevano proposto facevano ben sperare, ma i risultati sono evidenti e noi abbiamo deciso e riteniamo che bisogna invertire la rotta e quindi intervenire su un denominatore dove darà la possibilità ai cittadini di aumentare il loro potere d'acquisto, perché il nostro problema è quello di aumentare la domanda interna, ma la domanda interna aumenta se aumenta il potere d'acquisto. Più risorse per i cittadini, più domanda interna. Quindi in realtà questa manovra in deficit che poi andrà a variare negli anni, perché nel 2018 abbiamo un tasso che scende fino al 2021, se non Sì, sbaglio, se esatto, non sì. erro. Scenderemo a circa 1,9, 1,4, Viene chiamata sì. proprio manovra shock perché dovrebbe portare una sferzata di energia al commercio e quindi far Esatto, ripartire l'economia. economia reale. Come la definiamo, che tra l'altro anche dall'economista Stiglitz i segnali erano proprio positivi, nel senso che anche secondo l'economista era la strada da percorrere. Quindi questo per quanto riguarda il breve periodo. Quando invece poi questa manovra in deficit andrà a calare come punto percentuale, l'effetto poi a lungo periodo? Questa manovra fa riferimento all'anno che verrà, Sì. chiaramente. Poi, in relazione anche ai risultati, il riscontro che avremo, che sappiamo che non ci sarà un risultato nell'immediato, perché questo, ecco, non è nell'immediato, bisogna farlo oggi per investire nei prossimi anni. Avremo dei risultati e sulla base dei risultati che avremo potremo capire se modificare Quindi o si avremo andrà a dei spazi proporre di degli manovra. È aggiornamenti, certo, insomma. sì, come siamo, tra l'altro, stiamo già facendo con la nota di aggiornamento. Daniela. Sì, io vorrei entrare nei particolari del reddito di cittadinanza, che è stato un argomento che tanto ha fatto discutere in questi giorni, e soprattutto su come funzionerà e su come poi verranno rivoluzionati i centri per l'impiego. Allora, è molto semplice. In questi anni abbiamo visto spot e mancette a pioggia che sono state date anche con gli 80 euro.
creando, tra l'altro aumentando anche il debito pubblico e senza avere alcun risultato positivo. Tant'è che molte di quelle persone che hanno ricevuto gli 80 euro erano persone che già avevano un reddito, mentre coloro che non avevano un reddito, gli 80 euro non li hanno avuti. Quindi, secondo me, è stata pure una manovra iniqua in tal senso. Per quanto riguarda invece il reddito di cittadinanza, è molto semplice. Ci stiamo adattando ad un modello europeo. Ce l'hanno tutti i paesi, tranne la Grecia e noi, e quindi riteniamo opportuno utilizzare questo strumento. Perché? Perché intanto abbiamo visto che utilizziamo degli ammortizzatori sociali un po' anche obsoleti, no? Il mondo è cambiato tutto, ma noi utilizziamo ancora strumenti vecchi. Quindi riteniamo opportuno adattare un modello europeo anche al nostro paese. Come funzionerà? Semplice, coloro che non avranno un reddito si iscriveranno al centro per l'impiego che verrà ristrutturato perché attualmente i centri per l'impiego non sono strutturati, non sono collegati. Se andiamo in un centro per l'impiego e proviamo a vedere se è collegato con una regione diversa dalla nostra, ci accorgeremo che non c'è un collegamento tra di loro, quindi non c'è questa possibilità di interfacciarsi sulla domanda, sulla professionalità, ma questo nelle regioni, ma se andiamo anche nei comuni, anche tra un comune e l'altro non comunicano. L'obiettivo qual è? È quello di creare una rete dove fa pervenire, dare la possibilità alle aziende di fare la domanda e i cittadini si andranno a scrivere e daranno i loro profili. Chiaramente ci saranno dei profili che già sono professionali, già sono preparati e quindi potranno essere inseriti senza difficoltà. Coloro che magari hanno perso il loro posto di lavoro e quindi si dovranno riformare o quantomeno aggiornarsi su quella professionalità avranno l'occasione di far risparmiare l'azienda perché non dovrà formarli. E quindi di formarsi con lo Stato, tenderà una mano ai cittadini di formarli e di inserirli nel mondo del lavoro. Quindi i centri dell'impiego diventeranno un vero e proprio punto d'incontro fra domanda e Esatto, offerta. sì. Tanto Daniela, c'è una domanda interessante da parte del pubblico a casa. Matteo Monetta, che domanda? Sì, vediamo subito. A quante persone verrà dato il reddito di cittadinanza? Attualmente sono circa 6 milioni e mezzo. Questa è la cifra. Poi chiaramente ci sono dei casi che, diciamo, la soglia di povertà è per coloro, cioè, identifichiamo coloro che non hanno un reddito. Poi ci sono coloro che percepiscono un reddito di 500 euro, a quelli verrà integrato, la restante parte dei 780, in questo caso 280 euro. Però, diciamo, il tetto sarà quello di 780, Perché in effetti si fanno delle detrazioni se uno ha un reddito minimo per portarlo a un Si fa reddito, l'integrazione, quindi sì, è l'integrazione a integrazione. quel reddito che già hanno. Però guardi, questa manovra è fondamentale perché al di là dell'aspetto economico è veramente una manovra anche sociale perché dà la possibilità ai NEET, quello loro che veramente non cercano più lavoro perché sono scoraggiati, non credono più in nulla, si abbandonano a se stessi e quindi gli darà le possibilità di potersi formare e reinserirsi. Oggi se un ragazzo vuole cercare un lavoro, oltre al centro per l'impiego, ma qui almeno insomma, sono casi rarissimi insomma, che si possa trovare una collocazione, ma oggi la maggior parte di loro trovano un posto di lavoro tramite amicizia, un conoscente, un amico, ma non c'è un anello di congiunzione tra quella persona e il mondo del lavoro. Noi faremo un anello di congiunzione e quindi, come dicevo prima, proprio ad adeguarci al modello europeo. Tra l'altro, molte volte il mercato non viene nemmeno conosciuto, quindi non si sanno nemmeno le professionalità Esatto, richieste. sì. Daniela. Altro che ci chiedevano era per quanto tempo poi si potesse usufruire del reddito di La cittadinanza. durata finché non verrà inserito nel mondo del lavoro. Quindi non ha un Inserito. termine, non ha una No, scadenza. anche come dicevo prima, noi abbiamo un impianto, ci stiamo ancora lavorando e ci sono ancora spazi di manovra, per cui alcune cose verranno definite poi successivamente, perché Beh, ci sono degli verranno. aggiustamenti in Esatto, corso esatto. d'opera anche nella staffetta Camera-Senato, quindi Esatto, sì. mentre non si In decide linea di massima è l'aumento. così, però ci saranno degli aggiustamenti sicuramente. Allora, usciamo un attimo dal reddito di Sì. cittadinanza, se è possibile dalla regia avere un grafico che è una proiezione dei seggi d'Italia al Parlamento europeo,
fatta l'8 ottobre, quindi questa dovrebbe essere la situazione del post elezioni europee. Però naturalmente qui c'è un po' di curiosità anche nostra, perché abbiamo sentito che la Lega ha stretto un poco alleanze con Le Pen contro l'Europa. Voi invece avete una posizione che non è proprio condivisa, quindi perché il giallo è la parte di persone che voteranno voi in Europa e la parte verde quella della Lega, insomma siamo su un equilibrio fra entrambi i due poteri attualmente al governo. E se si confermasse questa proiezione, il dopo elezioni? Guardi, le assicuro che di questo ne resterà solo un piccolo ricordo, perché tra 6 mesi si stravolgerà tutto. Le due formazioni politiche più importanti europee che hanno consolidato per anni verranno travolte da tanti movimenti politici, forze nuove, che cambieranno tutto il quadro che ora stiamo guardando. Quindi attualmente è veramente difficile avere una proiezione, dare un giudizio sulla base di questi dati, che tra l'altro nell'arco dei 6 mesi sappiamo bene che cambierà tantissimo. La nostra curiosità era sapere, visto che avete due politiche nei confronti dell'Europa diverse, fra Lega e 5 Stelle, attualmente siete in governo come forza di governo, cosa accadrà? C'è un'apertura o una chiusura? Non c'è un'apertura. Faremo ciò che abbiamo fatto anche nel 2014, che se ci saranno dei punti di condivisione verranno votati, saremo come abbiamo sempre fatto tra l'altro, ma ognuno per la sua strada, perché come abbiamo sempre detto non facciamo alleanze. Purtroppo la legge elettorale non ci ha consentito di poter governare da soli e quindi per non lasciare l'Italia al baratro abbiamo deciso di formare questo contratto di governo, ma la Lega resta la Lega, il Movimento 5 Stelle resta il Movimento 5 Stelle. Vabbè, poi la inviteremo prossimamente per capire come verrà cambiato il sistema elettorale. Volentieri. Danila. Parlando di queste elezioni per le regioni e ovviamente per le città, e in previsione che la Lega andrà poi con il centrodestra, come viene poi, cioè come concilia poi con la continuità del governo questa scelta? E allora, intanto sui territori c'è una politica diversa da quella nazionale. La politica territoriale è totalmente diversa perché il sentiment tra i cittadini, le problematiche del territorio aggregano e legano di più alle forze più alle persone che alle forze politiche territoriali. Noi continueremo ad andare da soli e correre da soli con i cittadini, con un programma condiviso, cercheremo di dare quanto più partecipazione ai cittadini, ma gli unici alleati veri saranno i cittadini, non una forza politica. Nasciamo per sostituirli, non per adeguarci e omologarci. Sarebbe veramente inutile restare in campana dal momento che ci prefiggiamo, insomma, ci diamo l'obiettivo di baltare tutto. Nel fuori onda lei diceva che anche se a Roma rimane il senatore delle terre che l'hanno eletto, e quindi parliamo un pochino delle prossime elezioni, perché ci sono delle regionali che si avranno a breve anche sulla regione Campania, come movimento e quindi anche lei, quali saranno i punti programmatici del Movimento 5 Stelle? Ma i punti programmatici verranno redatti successivamente. Attualmente siamo ancora nella fase embrionale, no? Perché ci stiamo organizzando. Chiaramente, come dicevo prima, ciò che valeva per le regionali vale anche nei territori, nei comuni. Facciamo degli incontri periodici, cerchiamo di coinvolgere quante più persone, ascoltare le persone, ad aprirci ancora più di prima, ascoltiamo suggerimenti, ci confronteremo e daremo la possibilità di ascoltare e di scrivere un programma in base alle esigenze del cittadino. Poi ogni territorio ha le sue particolarità. Sulla regione in cui si andrà a correre. Sì. Danila, concludiamo solo con una domanda un po' tra virgolette birichina, nel senso che il movimento si è sempre dichiarato movimento e non partito politico. Allo Stato però siete al governo, quindi comunque lei è senatore, la dobbiamo chiamare senatore, i deputati sono deputati, li dobbiamo chiamare tali. Non è che il Movimento 5 Stelle da movimento è diventato un po' più partito politico? Ma è la percezione, potremmo parlare di percezione, se è un modello, se è un movimento. Intanto faccio un'osservazione che tanti partiti politici, a differenza di prima, hanno iniziato ad utilizzare la parola movimento, no? Anche alcune forze politiche obsolete, alcune che sono veramente scomparse e che hanno lasciato solo il logo, ma non ci sono più,
continuano a utilizzare il nostro movimento, forse questa parola è diventata anche un po' di moda. Diciamo che noi da statuto e da regolamento ci definiamo un movimento politico e non un partito che abbia dei vertici strutturati come ce l'hanno i partiti. Sostanzialmente è questa ciò che ci contraddistingue tra un partito e un movimento. Non c'è un sistema verticistico. C'è tutto dalla base, che parte dalla base. Non a caso, anche sui territori, molti candidati, molti eletti vengono scelti proprio dalla base. Non c'è nessuno che ti dà l'indirizzo di chi scegliere, chi. Si dà la fiducia a coloro che sono attivi veramente sul territorio e che ne hanno le competenze, chiaramente. E quindi praticamente restate in movimento perché c'è sempre il sito dove andare a scegliere i vostri candidati È una e... piattaforma Sì. che è molto bella, si sta evolvendo, abbiamo inserito tante, tante funzioni nuove e danno sempre di più la possibilità ai cittadini di provare, almeno di provare, di iscriversi, perché tanto l'iscrizione è gratuita, non c'è una tessera di partito, e danno la possibilità al cittadino di partecipare attivamente, di proporre una legge, di proporre una modifica ad una legge e di interloquire poi con il primo firmatario di quella legge, che poi il parlamentare, a seguito di una votazione, porterà poi alle Camere. Ci crediamo molto su quella piattaforma, tant'è che noi nasciamo dalla rete, ci distribuiamo sui territori, ma sostanzialmente la rete per noi resta un punto fondamentale. Nella cittadinanza attiva. Allora, noi prima Chiaro. di ringraziare il senatore vogliamo anticipare qual è il tema del dibattito che Grazie a verrà fra voi. poco? Sì, si parlerà di viabilità, si parlerà di inquinamento, inquinamento dell'aria e si parlerà anche della statale 163 Amalfitana, con nuove proposte e tanto altro, tanto altro. Quindi gli ospiti ve li sveliamo fra poco. Intanto noi ringraziamo il Grazie a senatore, voi. gli auguriamo buon lavoro Grazie. e certi di averlo con noi anche quando il documento sarà più definito per comprendere Certo. meglio il funzionamento. E intanto vediamo un po' come acquistare degli immobili con Gennaro Cicalese. Gennaro Cicalese dell'agenzia QuiCasa.net di Corso Mazzini 12 a Cava dei Tirreni, da 25 anni attivo in città nel ramo dei consulenti immobiliari, mette al servizio la propria esperienza ponendo sempre il cliente al primo posto. Il nostro lavoro quotidiano si basa su tre valori fondamentali: l'etica, la correttezza, la professionalità. Vieni a trovarci al Corso Mazzini numero 12 a Cava dei Tirreni, agenzia QuiCasa.net di Gennaro Cicalese, perché noi siamo differenti. Per Mostriamo alcuni dei tanti immobili attualmente in vendita presso l'agenzia QuiCasa.net di Gennaro Cicalese. Via 25 Luglio, in zona prossima al centro, appartamento di 130 metri quadri, posto al secondo piano e composto da ingresso, cucina con terrazzino, salone, tre camere da letto, due bagni e ampia balconata. In buone condizioni. Possibilità di realizzare due appartamenti. Prezzo richiesto dell'immobile 220.000 euro.
Quando si sceglie di vendere o acquistare casa, bisogna prendere in considerazione numerosi aspetti economici, legislativi e burocratici, col rischio di rimanere incastrati in una serie di obblighi e adempimenti non facilmente gestibili, oltre a tutto ciò che concerne la ricerca dell'immobile giusto o del compratore, la gestione del rapporto con la potenziale controparte. E per tutti questi motivi e per tanti altri, che capiremo fra poco, che può risultare particolarmente conveniente rivolgersi a Gennaro Cicalese, un esperto del settore che opera nel campo immobiliare da 25 anni e alla Qui Casa Net di Corso Mazzini, per non incorrere in errore e usufruire della consulenza di un team di persone esperte e preparate nel proprio settore di attività. Allora, buonasera Gennaro. Buonasera. Vediamo un pochino perché venire da te e perché conviene venire a Qui Casa Net di Corso Mazzini. Allora, perché scegliere proprio Cicalese per vendere e acquistare la propria casa? Mi riprendo una cosa che tu poc'anzi hai detto. Lavorando nel settore da 25 anni, ho capito che il rapporto che ci deve essere tra un potenziale cliente, acquirente o venditore che sia, ed un agente immobiliare, in questo caso come lo intendo io il lavoro, ci deve essere un rapporto di estrema fiducia. Molto semplice il concetto, perché ritengo che chi ha l'immobile, in questo caso il proprietario, ha fatto dei sacrifici per portarlo avanti e soprattutto per comprarlo a sua volta. Poi se lo compra l'acquirente, a sua volta deve fare dei sacrifici per comprarlo o già che li ha fatti per mettere su una cifra. Allora ritengo che in entrambi i casi, in questi diciamo due clienti, si deve instaurare appunto, come dicevo poc'anzi, un rapporto di fiducia e cercare di mettere l'immobile per il venditore e l'acquirente per l'acquisto in mani sicure all'agente stesso. In località Citola, circondata da terreno coltivato a vigneti e ulivi secolari, abbiamo in vendita una villa di 130 metri quadri su due livelli con deposito e 110 metri quadri di terrazzi. L'immobile si trova nel comune di Nocera Superiore, ai confini con Cava dei Tirreni. Internamente ed esternamente necessita di lavori di ammodernamento. Gode di grande esposizione e panoramicità. Prezzo richiesto dell'immobile 250.000 euro. Vendere una casa, quali sono le giuste procedure che devo avviare? Come mi aiuta Qui Casa Net di Corso Mazzini a vendere velocemente e a raggiungere anche gli obiettivi che mi sono prefissato? Vendere oggi un immobile è diventato più difficile rispetto a anni fa. Ritengo dal mio punto di vista che vendere un immobile in maniera veloce o in maniera tranquilla, serena, uno degli aspetti fondamentali è quello di individuare un giusto prezzo per la vendita. Questo a noi ci risulta particolarmente semplice perché, col fatto che stiamo da anni sul mercato
e soprattutto riusciamo a fare delle operazioni, abbiamo un senso di allenamento, abbiamo un senso di, non dico di professionale, ma soprattutto abbiamo un fatto che facendolo ripetutamente riesci a capire bene in quella zona piuttosto che in un'altra la casa quando può essere compravenduta. Secondo aspetto fondamentale, nel rapporto di fiducia che dicevo poc'anzi, nei momenti in cui il proprietario si affida a un agente per vendere un immobile, è compito dell'agente, è responsabilità dell'agente informare il proprietario periodicamente di tutto quello che sta avvenendo sull'immobile. Esempio, nel giro di 15-20 giorni, un mese, abbiamo portato 10 acquirenti a vedere l'immobile. Ritengo che il venditore della casa deve sapere nei dettagli chi è andato a casa sua, nome, cognome, telefono, e soprattutto cosa ha detto questo acquirente nel vedere l'immobile che ha riferito a noi e che poi noi dobbiamo riferirlo al proprietario. In via Carillo, in zona vicina al centro, libero un appartamento al primo piano con ascensore, composto da cucina, salone, due camere da letto, bagno e ripostiglio. Prezzo richiesto dell'immobile 215.000 euro. Potrebbe essere utile fare una piccola ristrutturazione prima di vendere un immobile? A dir la verità è una cosa che ci penso da tanti anni. L'esperienza del marciapiede mi ha fatto capire che, come dire, la risposta è sì e no. E spiego, se il proprietario tende a ristrutturare un po' l'immobile, giustamente investe dei soldi all'interno del, diciamo, dell'appartamento e per renderlo, non so, più appetibile, meglio da vedere, una serie di situazioni. E quindi ha speso dei soldi. Dall'altra parte, quando viene a vedere l'acquirente, non è sempre positivo che l'acquirente vede quelle cose che ha fatto il proprietario di casa. Cioè è vero che il proprietario ha investito dei soldi, ma probabilmente a quell'acquirente che vuole comprare la casa forse non gli interessa il colore, la porta, il pavimento che ha messo il vecchio proprietario, e l'acquirente si trova a rifare il lavoro per la seconda volta sulla stessa casa. Quindi la risposta potrebbe essere sì e potrebbe essere no. Gennaro Cicalese dell'agenzia QuiCasa.net di Corso Mazzini 12 a Cava dei Tirreni, da 25 anni attivo in città nel ramo dei consulenti immobiliari, mette al servizio la propria esperienza ponendo sempre il cliente al primo posto. Il nostro lavoro quotidiano si basa su tre valori fondamentali: l'etica, la correttezza, la professionalità. Vieni a trovarci al Corso Mazzini numero 12 a Cava dei Tirreni, agenzia QuiCasa.net di Gennaro Cicalese, perché noi siamo differenti. Eccoci di nuovo in studio. Allora, abbiamo già detto prima qual era l'argomento. Sì, esatto, toccheremo diverse città. Vicine Cava e soprattutto Cava, ci sposteremo poi in costiera e tanti sono gli ospiti e io direi già di presentarli. Sì, abbiamo l'onore anche di avere Luca Cascone, presidente della quarta commissione regionale della Campania, che si occupa proprio di urbanistica, lavori pubblici e trasporti. Buonasera. È presentato i sindaci, insomma.
il sindaco di Cava dei Tirreni Vincenzo Serballi, il sindaco di Praiano nonché presidente della, della conferenza dei sindaci della costiera Giovanni Di Martino, buonasera. E il sindaco di Nocera Inferiore Mario Torquato. Buonasera. Allora, noi abbiamo voluto un parterre così variegato ma anche così vicino perché alcune problematiche sono le stesse, però vissute un po' in maniera diversa dal caos della, della costiera. Vogliamo cominciare con la nostra costa divina. Allora, assessore. La, la costiera di solito si diventa affollatissima, non si riesce a camminare, ci sono vari problemi, però sono adesso i momenti in cui si comincia a programmare per evitare tutto il traffico e per renderla più fruibile. Prima di dare poi la voce al presidente della conferenza dei sindaci, quali sono le azioni che si stanno mettendo in campo per cercare di rendere sempre più fruibile la Divina Costa? Il percorso, come dire, di risoluzione della problematica del traffico in Costiera Amalfitana in particolare, ma si vorrebbe ragionare ugualmente anche per la costiera sorrentina, è sicuramente articolato. La Regione Campania, il Presidente De Luca ha stanziato 100 milioni di euro che abbiamo definito in progetti di mobilità sostenibile, quindi stiamo cercando di sostenere i progetti che arrivano dai comuni sia per viabilità alternative e risolutive di alcuni punti nevralgici, sia di proprio mobilità di altro tipo, vedi funivie piuttosto che ascensori che consentono la mobilità sulla costa. Ovviamente questi sono solamente dei piccoli interventi che si possono realizzare. In questo momento, o meglio nell'estate passata, la Regione Campania ha sostenuto, così come l'anno scorso, interventi legati agli ausiliari del traffico che hanno comunque dato una mano in una situazione di difficoltà e ha ovviamente favorito le vie del mare perché poi la mobilità alternativa diventa importante. Ovviamente tutto questo non risolve il problema perché non è di pochi giorni fa dei momenti di grandissima criticità, perché per nostra fortuna il marketing territoriale sta andando molto bene, la Campania sta tornando ad essere tra le prime regioni in Italia dal punto di vista turistico e quindi abbiamo tantissimi visitatori. È arrivato dai comuni della costiera, ne parlavamo poco pure prima di iniziare la trasmissione, un'idea di ZTL e quindi c'è la richiesta di poter coinvolgere la Regione Campania in un progetto importante che è proprio la selezione degli accessi, il controllo degli accessi. Immagino l'idea poi che poi svilupperemo da qua le prossime settimane sia più legato agli automezzi pesanti, agli autobus, quindi a chi ovviamente intralcia il traffico in, in maniera molto significativa. È un progetto ambizioso che io credo abbia grandissime prospettive e così come tante difficoltà, perché gestire 10 comuni, 11 comuni rispetto alla possibilità o no di accedere a monte e a valle, quindi lato Salerno, lato Napoli, diventa sicuramente un progetto che contemplerà tutta una serie di importanti interessi che vanno messi in campo. Dal punto di vista tecnologico la cosa è possibile, però bisogna un po' sedersi al tavolino e capire quali confini si vogliono dare a questi progetti. Anche perché in effetti un punto chiave è stato trattato, sono tre rappresentanti di tre città che sono ambite dal punto di vista turistico, dal punto di vista agroalimentare, con Nocera Inferiore che allora, ha dal punto di vista turistico direi di no, insomma, diamoci un po' però dall'agroalimentare sulla sì, produttività insomma, ci sì, siamo, della cioè produttività e dell'agroalimentare sicuramente. Insomma, ha messo a parlando col sindaco di Praiano, insomma, sì, non c'era sfigura per l'obiettività, che di solito un sindaco ci sia, anche a Nocera, anche a Nocera ci sono comunque dei monumenti. Sono arrivati 50 potentini, li hanno fatti scappare, ma che avevano trovato il castello chiuso. Ah, addirittura, quindi adesso lo riapriamo. Perché in effetti ci sono un sacco di cose anche belle da, da vedere a Nocera, un sacco di storie, oltre che comunque una produttività bella in fermento, no? Allora, Nocera, se vogliamo riprendere la storia, io rivendico, è la prima volta che vengo in una trasmissione cavese, in un emittente cavese, e rivendico il fatto che mia madre è nativa di Cava, proprio di questa piazza, una Lamberti, quindi un cognome che è un marchio di fabbrica di appartenenza. Quindi io condivido con questa città, oltre che una preferenza personale, storica, anche un'eredità familiare. Dal punto di vista della nostra territorialità, noi abbiamo ovviamente caratteristiche diverse perché siamo un distretto produttivo di fatto, quindi un distretto industriale che ha indubbiamente una sua storia, ha delle sue caratteristiche anche di carattere monumentale archeologico. Nocera Superiore più di noi, abbiamo il Castello del Parco, abbiamo alcune altre evidenze importanti. Ovviamente non siamo competitivi dal punto di vista turistico. Insomma, no, ti hanno trovato dire costiera, mi ha messo apposta, ragione, insomma, vicino. Non ancora, mi ha messo vicino, insomma, mai a chi di speranza vive. Pur tuttavia, insomma, abbiamo un certo orgoglio per la nostra
per la nostra terra, cui riconosciamo il fatto di essere di fatto la nostra comunità, la città di Nocera, il capoluogo dell'agro-nocerino sarnese, che assomma la parte più, io dico la più importante della provincia, perché è la più popolosa, oltre 350.000 abitanti nel suo insieme, in un raggio di appena 14 chilometri, in un diametro sostanzialmente di appena 14 chilometri, la più produttiva, la più ricca economicamente, la più complicata, un po' anche la più inquinata, e quindi insomma come tante altre cose. Poi ci torniamo. In realtà lei ha detto una cosa bellissima, rivendichiamo il posto di Cava come le Grand Tour, quindi le Grand Tour Cava era l'epicentro, ci si poteva spostare grazie ad una buona viabilità che ci portava in costiera, a Pestum e faceva visitare i territori vicinori, quindi riusciamo a fare di nuovo questo, assessore Cascone, a ricollegare bene tutti. Noi stiamo mettendo in campo con tutti i comuni dei progetti importanti riguardo proprio al miglioramento della viabilità. Credo che da qui a pochi giorni, massimo un mesetto, riusciremo a chiudere un piano di interventi sulla viabilità molto molto importanti e significativi, abbinato a uno sulla portualità che ovviamente favorirà la località di mare. È chiaro che la soluzione di queste problematiche sono complesse. Il sindaco di Nocera parlava della criticità che ha l'agro dal punto di vista della mobilità e diciamo del caos nel senso più completo. L'idea che è da mettere in campo, oltre a quella che abbiamo già messa, che è quella del superamento di alcune criticità legate proprio alla presenza della ferrovia e quindi al superamento di tutti questi passaggi a livello piuttosto che momenti di intersezione che creano sicuramente un caos, è anche un po' un ripensamento della mobilità nell'agro. Quindi l'idea che al Presidente De Luca di sedersi al tavolo con i comuni del territorio e immaginare, lo chiamiamo un master plan, anche se diciamo, non c'è tanto di urbanistico da predisporre su quel territorio, ma un'idea legata a come valorizzare il territorio e favorire lo sviluppo e la mobilità, credo che possa essere una delle soluzioni da mettere in campo in prospettiva futura per far sì che le tante risorse che arrivano dall'Europa possono essere veicolate principalmente a un'idea di rilancio complessivo di un territorio che, ripeto, e confermo anche per i miei natali, credo che sia una delle parti più importanti della nostra provincia, perché ovviamente tanta gente, tante persone, tanti abitanti, ma anche una parte produttiva molto importante. Un Grand Tour direi 2.0, se così. 4.0. Il 2 è passato, quindi andiamo oltre. E io mi soffermerei di nuovo sulla costiera, perché notizia di qualche settimana fa, insomma, che tutti i sindaci della costiera amalfitana hanno poi deciso di portare avanti uno dei tanti progetti validi, insomma, che è stato ideato dal comune di Amalfi, è quello della grande, di una sorta di grande ZTL territoriale. Se ci vuole un po' illustrare come sarà poi diciamo, messa in campo questo progetto. Ovviamente è stato frutto di un ragionamento di ambito. Quest'anno abbiamo pensato di anticipare non di poco i tempi sul ragionamento relativamente alla viabilità in costiera amalfitana, anche alla luce di un'estate tuttora in corso, peraltro ancora una volta con picchi molto intensi di viabilità. Gli afflussi turistici molto alti hanno determinato un incremento sia del traffico veicolare inteso come automobili, ma anche e soprattutto degli autobus turistici. Peraltro una sentenza del TAR ha anche, come dire, annullato gli effetti di un'ordinanza prefettizia relativamente alle dimensioni, e questo ha ulteriormente aggravato il problema e ha imposto una riflessione di sistema ancora più urgente. La proposta di una ZTL, che ovviamente è un'idea di sistema, poi è chiaro bisognerà affrontare con la Regione Campania, con i tecnici, quale può essere la migliore attuazione di questa proposta. Come diceva Luca Cascone, vuole creare soprattutto una selezione a monte, cercando di regolamentare al meglio i mezzi pesanti che costituiscono l'elemento di maggiore stress ovviamente per la viabilità. E soprattutto vuole essere anche un meccanismo per valorizzare tutti i varchi della costiera, quindi non solo quello di Positano, ma anche quello di Agerola, quello del valico di Chiunzi, quello di Vietri sul Mare, cioè con una distribuzione equilibrata di quelli che sono i flussi turistici si cerca anche di regolamentare al meglio quelli che sono
i movimenti all'interno della costiera, attorno a tanti temi che poi sono ulteriormente seri, che vanno ovviamente dalla incentivazione delle vie del mare, sicuramente i fondi della portualità che ci auguriamo arriveranno anche in costiera, serviranno a migliorare ulteriormente quelli che sono gli interscambi, ma poi c'è anche il problema, ecco, della gestione dei mezzi pesanti, della gestione della sosta, la costiera è stretta. In realtà proprio su questo mi volevo collegare con il sindaco Servalli, il sindaco della nostra città. Tante volte si è parlato Cava dei Tirreni come porto di interscambio, ovvero sia qualcosa anche da utilizzare, cioè da far fermare questi bus enormi che di solito non, in costiera non riescono a transitare, non, gli autisti non li sanno proprio portare, perché tranne gli autisti della SITA che hanno una capacità di misura che insomma è come una donna che vuole entrare nella 42 anche essendo una 46, loro ci riescono, insomma. Hanno una velocità di transito che è incredibile. Di solito però chi non è abituato a farla tutti i giorni come gli altri che invece ci lavorano quotidianamente si bloccano. E si è sempre parlato anche di un porto di interscambio che poteva interessare Cava dei Tirreni, come poteva interessare Nocera, per fare in modo che i bus pesanti si fermassero e andassero invece dei mezzi un po' più leggeri verso la costiera. Se ne parla più di questi progetti, di qualcosa del genere? Ma sai, si è parlato molto di questo relativamente all'utilizzo dell'area mercatale, no? Del parcheggio di interscambio, però quella struttura ha sempre avuto fin dal momento in cui fu realizzata e poi inaugurata una serie di criticità che si è portata avanti nel corso degli anni. Noi oggi all'area mercatale facciamo le due fiere settimanali, i mercati del mercoledì e sabato, e abbiamo utilizzato, credo opportunamente, il parcheggio sotto, che doveva essere appunto il punto di interscambio di questi bus per poi andare con altri mezzi in costiera amalfitana, ma con la, come dire, speranza che quelle persone potevano sostare anche a Cava dei Tirreni prima di riprendere il loro viaggio verso la costiera amalfitana, è stato già da tempo, ma parliamo di anni fa, come dire, consegnato all'elenco delle buone intenzioni, delle tante buone intenzioni, di cui è lastricata la via del diavolo, ma anche, come dire, le buone intenzioni della politica. Quindi quel progetto è rimasto un po' così. Oggi però abbiamo comunque un'area che sta esprimendo delle potenzialità, perché il parcheggio viene utilizzato per chi si vuole recare al cimitero, oppure quando facciamo le manifestazioni nel nostro centro storico, la notte bianca e altre cose del genere, come punto di riferimento per chi arriva dall'Agro Nocerino Sarnese, da Salerno, eccetera. Più in generale, Cava dei Tirreni, anche nella logica dell'argomento che avete affrontato, che stiamo affrontando stasera, può recuperare quel suo ruolo, quella sua vocazione antica di città cerniera tra l'Agro Sarnese e Nocerino, la costiera amalfitana e la città di Salerno. E questo ha maggior senso se riusciamo a creare anche un sistema di mobilità, che significa treni, significa un nuovo ruolo di Bus Italia. Adesso non c'è più il CSTP, ma c'è Bus Italia. Se riusciamo a promuovere, grazie al contributo della Regione Campania, che sta facendo un grande lavoro in questa direzione, un ammodernamento anche dei mezzi, la metropolitana che potrebbe collegare Salerno attraverso l'Agro Nocerino Sarnese fino all'università, e ovviamente qualche infrastruttura stradale in più e nuova, riammagliando soprattutto una serie di strade esistenti che potrebbero essere messe in collegamento in un percorso virtuoso e alternativo alla stradale 18. In questo quadro, ecco, quel ruolo di cerniera più che punto di interscambio potrebbe essere la vocazione fondamentale della nostra città per avere benefici a Cava, ma su tutto il territorio. E questo è quello che abbiamo provato, questo ragionamento, a mettere in campo qualche settimana fa con alcuni sindaci dell'Agro Sarnese Nocerino, con la provincia e con la regione, che ha, come dire, un ruolo, certo, chiave, ruolo chiave in questo regione. Senso, che lo sta esercitando, perché quei 100 milioni di euro che sono stati messi, come dire, a disposizione dei territori, possono rappresentare veramente una boccata d'ossigeno fondamentale. Nei
Cominciamo un po' a parlare oltre del turismo, delle cose che comunque sono belle legate alla viabilità e ai problemi della viabilità, perché poi in costiera ci andiamo tutti nonostante il traffico, perché è meraviglioso andare a vedere i paesi della costiera. Però parliamo anche di un ultimo problema che si è verificato, quello dei mezzi pesanti. Se ne parlava prima, c'è un blocco a Nocera, c'è l'entrata obbligatoria a Cava dei Tirreni per raggiungere Salerno, perché dall'autostrada non è possibile raggiungere questi Salerno, perché si deve uscire obbligatoriamente a Cava. Allora io chiedevo all'assessore Cascone, perché questo blocco? Perché molti si sono chiesti, hanno cominciato anche a fantasticare su problematiche sul viadotto Gatto. Dopo Genova, purtroppo, ahimè, ognuno di noi quando vede un viadotto, quando vede un ponte, ha paura. Perché questa uscita obbligatoria a Cava? E lo stato delle nostre strade, dei nostri viadotti? Domanda da un milione di dollari. Io non conosco le motivazioni precise, sicuramente rispetto al viadotto Gatto. So che hanno fatto recentemente, il Comune ha completato gli studi sui piloni e sulla sicurezza del viadotto, e quindi diciamo, i risultati, seppur non ancora usciti, danno grande serenità dal punto di vista della risposta statica, quindi della solidità del viadotto. È chiaro che quello che è successo a Genova ha scioccato un po' tutti, ed è inevitabile che ci sia massima apprensione ovunque ci sia un minimo segnale di normale usura piuttosto che di normale necessità manutentiva. Quello che è stato messo in campo è, da parte nostra, è una cosa che è nata a seguito di una lettera fatta da un dirigente del proprietario delle opere pubbliche del Ministero, che a firma del MIT ha scritto a tutti i comuni e ha chiesto di avere in tempi rapidi, quindi diciamo ad agosto, era più o meno il 16-17 agosto, entro il 30 agosto, una risposta sullo stato di manutenzione di tutte le opere d'arte, quindi viadotti e ponti presenti nei singoli territori, nelle province, in città. Una cosa che chiamarla follia è poco, perché se pensiamo che ogni comune potrà avere 5, 6, 10, 15, 20, 50, sapere lo stato e poter scrivere questo ponte sta bene o questo ponte sta male è una cosa che veramente... Ho scoperto che Cava ha 34 ponti, sì. Io non lo sapevo. Pensavo che fossero... E tu in 12 giorni devi dire se quel ponte stava bene o stava male, quindi era una cosa molto particolare. Però ovviamente il tema c'è. Perché hai scoperto che Cava ha 34 ponti? No, ma poi venire là, veramente, a seguito... Quindi in seguito... Rispondiamo almeno che sappiamo quanti ne abbiamo, che può essere un primo caso. No. Lo stato di salute di un ponte non è che vai là, lo guardi e dici... No. Insomma, il Ministero ha fatto una... fatto un caos, anche perché sembra quasi nella lettera che garantiva le risorse per poter mettere a posto. Scrivetemi che io poi vi aiuto. Sembra che hanno stimato circa 20 miliardi di euro per risolvere i problemi di Italia. Ma io volevo dire che cosa abbiamo fatto noi. A seguito di questa, diciamo, attività, ovviamente ci si è posto un po' il problema. La Regione Campania aveva, per fortuna, un momento di rifinanziamento di un importo che era circa 15 milioni di euro sui fondi FSC, e con il Presidente Luca abbiamo condiviso di chiedere al Ministero di poter utilizzare queste risorse per poter fare un monitoraggio, cioè per poter finanziare gli studi sui ponti che hanno maggiore criticità, e quindi, a seconda delle segnalazioni che potevano arrivare, mettere a disposizione dei comuni, ma anche quelli di proprietà regionale, dove veramente c'era una criticità, un dubbio, una perplessità. È chiaro, non tutti quanti, perché altrimenti 38 per 500 comuni non basterebbero, molto complesse. Però dove c'era una criticità particolare, che già il comune magari stava provvedendo a una chiusura perché c'era una preoccupazione, oppure le prime verifiche anche a vista destavano perplessità, poter finanziare con queste risorse degli studi specifici in modo da avere lo stato reale di criticità e anche eventualmente un progetto di ripristino, poteva consentire di dare una risposta un pochino più seria a quello che era una lettera che lasciava veramente il tempo che trovavo. Quindi se il Ministero ovviamente ci accoglie questa rimodulazione, riformulazione dell'intervento in una serie di studi, sono stato 2 giorni fa un'altra volta a perorare questa causa, credo che da qua alla fine dell'anno potremo dare questo tipo di risposta. Ovviamente sarebbe atipico se il Ministero ci dice no, perché ci dice come stanno le cose, però se dico ma io ho dei soldi, li voglio usare per fare le verifiche, se ci dice di no sarebbe veramente una cosa surreale. Sindaco Torquato, lei diceva prima una grande produttività dell'agro, quindi anche una grande quantità di mezzi pesanti che popolano le sue strade, quindi questo blocco ha influito in qualche modo su Nocera Inferiore, sulla viabilità, sul traffico? Il blocco di Cava o il nostro? Il blocco di Cava e il blocco vostro.
blocco di cava non sono in grado di valutarlo. Il blocco nostro, che è limitato ovviamente all'uscita sulla Napoli-Salerno, la 3 dei mezzi pesanti, ovviamente crea qualche disagio, qualche volta qualche agente di polizia municipale deve inseguire qualche camion, non ne annota la targa. La verità è che tra Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Castel San Giorgio, cioè la parte interna, c'è quasi tutto il maggior reticolo produttivo di opifici industriali della zona nord, sì. Per poi bisognerebbe arrivare a Trangri e Scafati, insomma si bypassa un po' Pagani, dove ci sono alcune attività industriali, ma il grosso del distretto nostro è lì. Anche Nocera Superiore subisce delle conseguenze negative da questi vincoli che noi mettiamo e che dobbiamo spiegare ai cittadini, sono un obbligo di legge, perché i sindaci che non provvedono ordinativamente quando c'è il superamento delle soglie di inquinamento sono passibili di denunce. Poi si alza, consentitemi, l'ultimo imbecille dell'ultimo dei comitati e dice: denunziamo il sindaco, perché questa è la prassi che sta funzionando purtroppo da un po' di tempo in Italia. Quindi noi facciamo questi provvedimenti tampone che non sono ovviamente risolutivi, hanno delle ricadute anche negative, non sono affatto risolutive in generale. Noi abbiamo fatto da poco un'ordinanza per il comparto principale di mobilità privata, che è quello del centro urbano, no? Perché abbiamo problemi anche in alcune parti periferiche sulla zona cicalesi, ma proibendo la circolazione veicolare fino ai mezzi Euro 4, che è già una soglia abbastanza avanzata. Quello che proviamo a immaginare, e poi voglio pure insomma rappresentare una cosa al consigliere, all'onorevole Cascone, quello che abbiamo provato a immaginare insieme al sindaco Servalli è quello di una conferenza di servizi del territorio che coinvolga tutti i soggetti interessati per immaginare un piano di sviluppo di mobilità comprensoriale dove la provincia, soprattutto quanto la regione, ma io dico più la provincia, è parte interessata. Uno degli obiettivi è sicuramente quello di cercare di ragionare con il Ministero sull'utilizzo della A3, che di fatto è la tangenziale a scorrimento veloce a pedaggio di 2,10 euro, per tratti anche brevi, perché per fare 7 km, 6 km, 10 km paghiamo 2,10 euro, che andate e ritorno sono 4,20 euro, insomma non so se mi spiego, al netto della benzina, e quello dovrebbe essere un obiettivo. L'altro obiettivo è quello di avere una trasportistica su rotaie più efficace. Io non condivido le scelte fatte dal concedente, che sarebbe la Regione Campania, e avallate dal concessionario, che sono Trenitalia e RFI, di avere di fatto svuotato di una percorrenza rapida l'Agro Nocerino, che si è ridotta ad una stazione metropolitana più intensa magari in termini di numero di corse, ma più lunga in termini di tempo. Per andare da Nocera a Napoli città ci si impiegano 50 minuti, è una scelta di politica delle mobilità che io sollecito a ripensare, so con scarsa fortuna, questo lo so da adesso perché so già le risposte che mi potrebbe dare la Regione nella persona dell'onorevole Cascone, perché di fatto tutto lo spostamento veloce di mobilità ferroviaria si è spostato sulla linea del Vesuvio, e quindi l'asse Napoli-Salerno, cioè i due grandi poli. Sì. Cosa immaginare? Non sono soluzioni che possono trovare da soli i sindaci, però i sindaci debbono iniziare a mettersi insieme per pensare insieme quello che si può fare e che cosa si può fare. Noi avevamo addirittura proposto, quando dico noi come amministrazione comunale, e completo così non sottraggo troppo tempo, nelle linee di sviluppo di mobilità ferroviaria, un'ipotesi che per il presidente De Luca so essere orripilante perché me l'ha detto, ma io ritengo praticabile, l'interramento definitivo della linea ferrata, perché delle due l'una: o la linea ferrata che noi adesso utilizziamo per andare su Napoli e su Salerno mantiene le caratteristiche che ha adesso, e quindi una sorta di metropolitana con tempi di percorrenza lunga, e tanto vale interrarla, oppure viene ripristinata una funzione di maggiore velocità dei treni di percorrenza, e allora si può ripensare in modo diverso. Per quanto riguarda la logistica dei trasporti commerciali, è completo, c'è stata una proposta, noi sottoscrivemmo nel 2013-14 anche un protocollo d'intesa con Camera di Commercio, Autorità Portuale, allora presieduta da Andrea Annunziata, e Comune di Nocera Inferiore, per immaginare una logistica sulla zona di Fosso Imperatore commerciale di cosiddetto retroporto del porto di Salerno, poi non se n'è fatto granché. Quello in parte può essere, in parte, ripeto, una vocazione del nostro territorio dal punto di vista della funzione economica. Territorio è piccolo, stretto, discretamente montuoso, collinare soprattutto, un reticolo di urbanizzazione micidiale negli ultimi 60 anni.
immaginare una nuova, i riammagli viari è l'unica strada percorribile, cioè le varianti alle statali, cui accennava il sindaco di Cava, però sarebbe il caso di sviluppare, questo la regione lo può pensare, parlava Cascone del master plan, lo ha detto anche De Luca, lo ha detto qualche anno fa, noi ancora il master plan non l'abbiamo, speriamo che per la fine della scadenza del mandato il master plan per l'agro sia pronto come prospettiva per il successivo mandato regionale, perché non sono cose che possono essere né pensate né risolte nello spazio di un quinquennio. Richiedono mediamente tra i 10 e i 20 anni, però semmai ci si mette mano, mai si risolvono. Noi come comuni possiamo dare porzioni di contributo, porzioni segmentarie di contributo, poi ci sono gli enti di area vasta, la provincia, la regione in particolare come enti di programmazione sovracomunale e sovraprovinciale che debbono fare la parte loro. Quindi come la costiera anche voi state pensando di fare un'unione, una conferenza dei sindaci per avere... Avete già convocato? Si è già tenuto una prima seduta di non molte unità il 2 ottobre scorso a Cava dei Tirreni, l'ha convocata il sindaco di Cava dei Tirreni congiuntamente a me, c'era Superiore, c'era una serie di soggetti interessati. La prossima riunione noi la dobbiamo fare sicuramente per il mese, fine del mese di novembre, e sperando che ci siano un po' tutti, magari li sollecitiamo meglio e di più. Sì, perché in quell'occasione parlano anche del problema dell'inquinamento dell'aria, che tanto ha fatto discutere, perché nella settimana, se non ero nella settimana di Ferragosto, l'ARPAC pubblicò dei dati particolarmente allarmanti, anche se solo per quella settimana, per cui sia il sindaco Servali che Manlio Torquato decisero poi dopo, se non erro, poi correggetemi, di incontrarsi e poi di parlare di questo problema. Sì, ci incontrammo prima a Nocera, su sollecitazione del sindaco Torquato, ben accolta da me, ma anche poi successivamente dal sindaco di Nocera Superiore, perché è evidente che il tema della qualità dell'aria che respiriamo e dell'ambiente è strettamente collegato tra città che sono così vicine, una dentro l'altra, e che hanno nell'autostrada, ma nella statale 18, questo destino comune. E allora immaginare di adottare una serie di provvedimenti insieme è stata la molla che ci ha fatto partire. Ovviamente nell'immediato il ruolo delle autostrade, e cioè la riduzione intanto di questo pedaggio che è francamente sproporzionato, questi 2,10 euro, e altri provvedimenti simili, cioè quelli che puoi fare proprio a stretto giro. È venuta fuori la proposta di una riduzione del costo, anzi di una concessione gratuita per 6 mesi del costo del telepass. Questa è stata la proposta che ci ha fatto Autostrade, che è una proposta comunque interessante, ma credo che Autostrade poteva fare e può fare e deve fare uno sforzo in più, partendo poi dall'assunto che è vero che queste centraline hanno registrato a Nocera Inferiore e a Cava in alcuni momenti uno sforamento dei valori previsti dalla norma, ma è altrettanto vero che questo sforamento ha riguardato i comuni di Nocera Inferiore e di Cava, perché sono i comuni dotati delle centraline. È ragionevole pensare che se anche altre città avessero misurato la febbre, probabilmente 37,5, 38 invece alle altre città. Quindi ovviamente è un ragionamento di comprensorio che vogliamo far partire praticamente dall'intera provincia di Salerno, coinvolgendo la stessa Vietri sul Mare e poi via via tutti i territori, per immaginare delle soluzioni condivise. Qualcosa c'è già sul tavolo, ma credo che la grande sfida sia non soltanto quella che sta affrontando già la Regione Campania in termini infrastrutturali, ma sia anche quello di rilanciare alla grande la mobilità alternativa all'auto. Perché, e chiudo, non voglio essere lungo, no, quello che ci ha detto l'ARPAC è molto semplice: in fondo questi dati che voi avete sono quelli legati al traffico delle auto. Questo è verissimo, sindaco Servalli, perché molte volte noi utilizziamo una persona, una macchina, le macchine sono vuote. Però mi metto anche da un altro punto di vista: utilizzare i mezzi pubblici diventa un caos. A Cava dei Tirreni
ritorniamo non ai mezzi pesanti di trasporto merci, ma ai mezzi di trasporto persone. Non abbiamo tanti servizi per andare verso Napoli, verso, cioè non abbiamo tanta scelta. Molte volte se si va di fretta, cioè vabbè, prendo la macchina, non se ne parla più. Quindi ci vorrebbe un potenziamento di questi servizi pubblici. Io ci darei la domanda all'assessore Cascone. Infatti la giriamo. Che diciamo è il più alto in grado. Poi la giriamo anche a tutti qua, perché non conosco la situazione di Nocera perché sono di Cava dei Tirreni, sì, però sì. Penso che sia la stessa. Ho visto foto di ragazzi andare all'università che mi sembravano le sardine di Cetara, insomma, mette dentro i pullman con l'ultimo che è entrato proprio perché ci voleva entrare e voleva tornare a casa. Insomma. In alcuni periodi si creano delle promiscuità tra i turisti e ovviamente coloro i quali necessitano di raggiungere i plessi scolastici, e questa situazione determina delle criticità, soprattutto nei periodi di settembre-ottobre in primavera. Effettivamente occorrerebbe con la SITA, parlo ovviamente della costiera che vive ovviamente la stessa situazione di difficoltà, ecco, di valutare attentamente qualche soluzione che sia più snella, ecco, probabilmente anche mezzi più piccoli, tratti più brevi, più oppure addirittura mezzi dedicati, voglio dire, con una certa selettività tra la popolazione scolastica che ha determinati orari e determinate esigenze, mentre ecco, il turista, diciamo così, ha qualche peculiarità diversa. Giustamente ci hanno suggerito di andare al più alto in grado. Noi obbediamo, insomma. Va bene, una sintesi rapidissima sulle sollecitazioni che abbiamo avuto. Innanzitutto al sindaco Torquato, l'informazione sull'interramento è al contrario. Il presidente De Luca era estremamente convinto di interrare la linea ferroviaria. A me ha detto il contrario. No, aspetti, dico all'inizio, diciamo, del calciare. Okay. Dopodiché, come era normale che fosse, hanno una verifica, diciamo, con le ferrovie, proprio una quantificazione spannometrica. Noi parliamo di un costo di interramento che oscilla tra i 100 e 150 milioni di euro a chilometro. Quindi è chiaro che interrare 15 km per 1,5 miliardi di euro in un'opera che forse ci vorranno 30 anni probabilmente è più opportuno rinunciare e pensare ad altre soluzioni. Questo un po' è il dato per cui poi è diventato impossibile l'interramento, è un dato concreto, numerico, legato alle difficoltà dell'opera. Tu immagini un cantiere di quella portata nei centri delle vostre città che dura 20 anni, 30 anni, insomma, per fare una cosa che costa 1,5 miliardi di euro, insomma, una cosa abbastanza impegnativa. Questo solamente come cornice per dire che l'idea era di partenza quella, ma poi ci si è scontrato con la realtà, con i costi, e si è puntato a fare cose realistiche e non solamente utopistiche. Quindi questo è il primo tema. Tema trasporto, sia ferroviario che su gomma. Noi siamo in un momento di rivoluzione in Regione Campania. A me servono 3 minuti per raccontare bene quello che si sta facendo. Dopo 5-6 anni di grandissima sofferenza, è un dato di fatto, insomma, in Regione Campania il trasporto non era zero, era meno 20, sono fallite 5 imprese, insomma, le cose, altre imprese sono ancora in crisi, pensiamo alle aziende del Napoletano che sono sull'orlo del fallimento e si mantengono un poco con gli stuzzicadenti. C'è stato, al di là delle questioni politiche, un momento di grandissima crisi per delle scelte e probabilmente per non aver affrontato bene tutta una serie di questioni. Con grande sofferenza abbiamo cercato di rimettere un poco i pezzi in piedi. È stato fatto un piano di investimento sul rinnovamento del parco rotabile su gomma di circa 500-600 automezzi. È chiaro che qua ogni gara che fai ci sono 5 ricorsi, qualche azienda fallisce, il mercato non reagisce. Stamattina abbiamo pubblicato un'altra gara per 64 autobus, da qua ai prossimi mesi pubblicheremo gare per 100 milioni di euro per il rinnovamento del parco rotabile, però è chiaro che prima che i cittadini ne percepiscano l'esistenza di questi autobus, tra la produzione e il fatto che se ne distribuisci 10 alla volta, la gente non se ne accorge manco, quando ne darai 200-300 la gente inizierà a vedere tantissimi pullman nuovi, però il progetto è in campo. Sui treni stiamo facendo la stessa cosa, già 24 treni nuovi per RFI, si sta bandendo la gara per circa 300 milioni per i treni della Circumvesuviana, altro, diciamo, elemento che non tocca i vostri territori in maniera particolare, ma rispetto all'agro c'è, e quindi tutto questo è in campo, però è chiaro che purtroppo quando si programma queste cose di grandissimo impatto il risultato non è proprio dietro l'angolo, sia per problemi amministrativi che voi conoscete benissimo, sono all'ordine del giorno su ogni cosa che ormai facciamo, ma in generale proprio per la parte pratica, fare un treno ci vanno 2 anni, non è una cosa che si fa in un attimo. Questo dal punto di vista, come dire, sostanziale del risultato concreto. Stessa cosa è stata fatta per le gare.
per rispettare quello che prevede la normativa europea, per la prima volta in Italia, è la terza regione, è stata fatta una gara per assegnare i servizi su gomma dell'intera regione ad escluso della città di Napoli. Parliamo di 230-250 milioni di euro all'anno per 10 anni, una gara che vale 2 miliardi e mezzo di euro. Perché sto dicendo questa cosa? Perché è chiaro che adesso che passeremo da 120 operatori che oggi operano in Campania a 4-5 operatori, magari qualche ATI che si organizzano, la SITA piuttosto che qualcun altro che si mettono insieme, sarà sicuramente un servizio efficientato, perché si ragiona con un solo soggetto, si programma in maniera su scala vasta e si avrà la possibilità magari anche con le stesse risorse di fare un poco di servizi in più, e questo è sicuramente importante, perché se passiamo da 100 milioni di chilometri a 150 milioni di chilometri non è la stessa cosa, perché parliamo di molti più servizi sul territorio, pullman nuovi, servizi riorganizzati, un solo operatore probabilmente forte, hanno partecipato i più grandi operatori europei perché già sono state consegnate le domande di partecipazione, da qua alla fine dell'anno avremo anche i nuovi soggetti che nel 2019 dovranno gestire il servizio in tutta la rete campana, e quindi potremo sicuramente programmare servizi più efficienti. Abbiamo una carenza ed è oggettiva, che è legata soprattutto agli studenti, che è un paradosso. Abbiamo fatto una cosa fantastica, stiamo garantendo il trasporto gratuito a 100.000 studenti in Campania. Ovviamente che è successo? Se prima usavano 50 persone, 50 studenti in pullman, oggi sono 75-80. Quindi c'è stata una carenza di servizi, proprio di mezzi, fortissima. Lo stiamo registrando tantissimo, soprattutto dal territorio dell'Agro. Abbiamo dei pullman che vanno all'Università di Salerno e partono da Scafati, ma già da anni non imbarcano più nessuno, perché ovviamente arrivano pieni. Le stesse cose capiteranno a Cava, probabilmente in Costiera Amalfitana. E il paradosso qual è? Che molti studenti viaggiano in piedi e poi la polizia statale ferma i mezzi e li fa scendere perché non possono viaggiare in piedi. Quindi siamo in una situazione di crisi. Abbiamo proprio oggi fatto una riunione in emergenza, lunedì convocheremo tutte le imprese, la Regione Campania investirà ulteriori 5 milioni di euro per rafforzare i servizi scolastici e quindi far sì di chiedere uno sforzo alle imprese di raddoppiare in alcuni orari, in alcuni punti nevralgici dove c'è maggiore crisi, proprio il servizio, perché agli studenti, se gli diamo gli abbonamenti gratuiti, dobbiamo anche dare i mezzi per poterlo prendere. Sul tema ferroviario, che abbiamo sempre dibattuto, non credo che sia qui la sede per fare una riflessione sul servizio veloce o sul servizio lento di Trenitalia, però il tema è sempre lo stesso, lo voglio dire rapidamente. Se noi decidiamo che la linea che chiamiamo la linea storica, che parte da Cava dei Tirreni e va verso Napoli e che attraversa tutti i comuni del territorio campano, perché non lo so, saranno una ventina, 22, 23 comuni, noi se immaginiamo questa linea non possiamo che immaginare che fermi in ogni comune, perché se parte da Nocera e va direttamente a Napoli, il primo che sta a Pompei ci spara, perché dice ma com'è, da me non si ferma, e ci mette mezz'ora per arrivare a Napoli. Se decidiamo che fa tutte le fermate non ci mette 50 minuti, ce ne mette di più. Se ci vogliamo mettere 50 minuti per andare a Napoli, dobbiamo arrivare a Salerno e fare una tratta diretta. Questo è il principio, però io vorrei invitare i sindaci, l'ho fatto più e più volte, Manlio, sindaco di Nocera, quindi invito anche Cava, invito ovviamente Estenderti, l'ho fatto più e più volte. Cerchiamo di concentrarci sui cittadini e sui pendolari per capire veramente qual è il servizio che loro preferiscono e qual è l'utilità che possiamo dare, perché ho molta paura del comitatismo e delle singole persone che hanno una problematica molto spesso puntuale, specifica, che per carità vanno tutte quante ascoltate, so benissimo, però facciamo un'indagine sui cittadini e sui pendolari di Nocera piuttosto di altri territori. Perché io tutta questa destabilizzazione sul servizio rispetto a quanto viene enfatizzato da un gruppo di persone non lo recepisco. Mi posso sbagliare e la regione, se ci sbagliamo, deve cambiare il servizio per agevolare i cittadini, perché noi dobbiamo puntare al risultato di 100 e non ovviamente all'utilità di 10. Però cerchiamo di attraverso le comunità e voi come sindaci di recepirne i disagi puntuali proprio da quelli che viaggiano, dai singoli cittadini che viaggiano, non dal racconto, perché io ho dubbi che qualcuno ci metta un'ora ma non mi riferisco a quello che dici tu, relazioni che ho avuto. Sai benissimo che io non sono incline ad accarezzare il pelo al comitatismo. Purtuttavia devo dire che non c'è una coincidenza di valutazioni su quello che all'attualità è il problema per il nostro territorio, perché Nocera raccoglie un po' d'intorno coloro che per ragioni di pendolarismo lavorativo in due fasce della giornata in particolare, cioè la prima mattinata e poi il metà tardo pomeriggio, serve o porta gente su Napoli e lo fa con un ritardo consistente legato alla scelta di tipologia di trasporto all'attualità. Il problema sarebbe quello di bilanciare perlomeno con
corse maggiormente dedicate e più frequenti, la possibilità di avere il recupero di quelli che erano i tempi e le linee di percorrenza, le conseguenti fermate di quella che era la linea storica. È su questo che, almeno su questo, che io credo che i comitati esprimano un'esigenza diffusa e non autoreferenziale, e che più volte è stata rappresentata, ma come diceva giustamente l'onorevole Cascone, non è modo e possibile, diciamo, approfondirlo in questa sede, quindi confido che riusciremo a farlo, diciamo, in una fase TV molto diversa. Molto serve anche per puntualizzare ulteriormente dei problemi avvertiti, insomma. Poi la tratta storica magari si fa turistica, perché poi ci sono dei posti napoletani, quando sta per arrivare a Napoli, bellissimi, però pensare un'ora e mezza, sì, stai sul mare, ma pensare un'ora e mezza per arrivare a Napoli, insomma, viene l'angoscia, piglio la macchina e non se ne parla più. Senti, le ultime due domande. La condizione delle strade No, abbiamo l'assessore regionale, il sindaco lo chiamo quando vuoi, è un'occasione come questa. Ospito gli amici, quindi... Mi chiama l'assessore regionale, altre volte mi cacciano. Quindi ospitando con tanto parterre, sindaco di Nocera, sindaco di Praiano e presidente, sono stati bravi, lascio a loro certo più risposte, perché poi con i cittadini, cari, ci vediamo più spesso. Abbiamo le buche, perciò voleva fare il presidente della provincia, perché è molto diplomatico. Dobbiamo sempre chiedere poi alla parte più grande perché non l'hanno voluto far fare, insomma, perché non è stato scelto. Non lo come so, io mi sono menato il buco del Luca presidente. Non... Vabbè, questa la lasciamo stare, no, ritorniamo al tema, perché siamo, facciamo una puntata con una musica, insomma, il colpo di scena. Allora, inviti giusti. E poi ne parliamo. Allora, e certo, ritorniamo alla viabilità. Le strade sono sempre più rotte, naturalmente i sindaci hanno un po' di difficoltà, alcune strade sono provinciali, ritorniamo proprio alla provincia che, ahimè, ha meno potere rispetto a prima, quindi poche strade restano sempre più bucate, meno risorse, eccetera, eccetera. Dall'altro canto poi c'è un'altra domanda che volevo farti in passato. Ci sono tanti fondi, per esempio, sulle biciclette, sul bike sharing, eccetera, eccetera. Come si sta muovendo la Regione Campania? Siamo in chiusura, guarda, quindi hai pure la scusa che rispondi veloce, perché quando siamo in chiusura. La Regione sulle strade provinciali l'ha messo, però. Abbiamo messo soldini sulle strade provinciali. Abbiamo messo soldini su le piste ciclabili, anzi comunico ai sindaci che uscirà un bando per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, inferiori però non capoluogo, che potranno presentare dei progetti in cofinanziamento, non importi, non sono particolarmente significativi, però ci sarà la possibilità di presentare dei progetti sulle piste ciclabili. Se non è uscito il bando, uscirà a momenti, è stato già fatto quelli per i comuni capoluoghi. Stiamo predisponendo il piano della mobilità ciclistica regionale, perché è un asse importante. Devo dirti che non ci sono tante risorse ancora, il governo ha preannunciato, parlo del governo vecchio, quindi non sto facendo un'azione politica, un piano importante sulla mobilità sostenibile e sulla mobilità ciclistica, però le risorse sono previste dal 2020 in poi, quindi per ora le risorse sono abbastanza contenute. Sulla viabilità invece, ripeto, abbiamo fatto un piano importantissimo per la Campania, 100 milioni sono destinati al Lago Nicino Sannese, incluso Cava, 500 milioni sono destinati all'intera Campania. Io penso che da qua ai prossimi mesi potremo vedere tante strade sistemate. Ovviamente l'unica, come dire, non segnalazione, l'unica spiegazione che voglio dare in maniera preventiva: la Regione Campania si muoverà per finanziare opere che favoriscono la mobilità, quindi non la sistemazione della strada spicciola, ma opere che favoriscono la mobilità, che tendono a veicolarla meglio, che tendono a ridurre anche l'inquinamento. Penso alla rotatoria di Nocera, ma per dirne una, all'uscita della Tossata anche in direzione nord, insomma, questi sono ci i progetti. Siamo candidati per il trincerone. Vabbè, diciamo che già il primo tratto aperto un po' ha funzionato come traffico a Cava dei Tirreni, quindi chi vive. La Regione anche, e il sindaco di Cava parlava di questo, anche l'implementazione progettuale dei tanti interventi che ancora non hanno la maturità giusta per poter essere finanziati e per poter partire in termini di gara, e quindi faremo un affinanziamento specifico per le progettazioni, in modo che i comuni, se non in questo momento del 2019, ma dal 2020, potranno avere progetti esecutivi. Sono progettazioni delicate, complesse. È costoso, è molto costoso. Tra l'altro noi con le rampe che abbiamo aperto di recente abbiamo ottenuto un buon risultato. E adesso conto per dicembre, ma dire un mese di è sempre rischioso. Comunque, per fine anno vogliamo aprire anche la galleria sotto le rampe, in modo da avere quest'altro snellimento della mobilità e un impatto positivo sulla qualità dell'aria che respiriamo. E quindi colgo l'occasione per invitare i colleghi qui presenti ad essere presenti appunto all'inaugurazione.
Ah, ma quindi visto la televisione, beh, serve pure per l'invito ufficiale, così non scrive la lettera il comune. No, c'è la data però, del 3 dicembre. Quindi la lettera deve mandarsi, la lettera dal sindaco, la lettera deve... La vigilia di Natale. Se no, tutti i dicembre, tutte le mattine uno viene. Tutti qua, scattiamo i regali e poi veniamo ad aprire. Ci sono i dolci, veniamo anche noi giornalisti, se non niente. Insomma, vabbè, a parte gli scherzi. Visto un lavoro in team, quindi la regione... pronta anche ad ascoltarvi. L'ultima domanda che volevo fare un po' birichina, sempre mi dispiace, ma io non ce l'ho con te, ma però la nobiltà siamo lieti. No, più che altro abbiamo visto le vere luminarie che stanno a Salerno, al di là del limone sì, limone no, non voglio entrare nella tecnica di limone sì, limone no, perché le ho sentite. Le limonarie, non le luminarie. La limonarie, esatto, la lumi, la lumo, limonaria, la limonaria, ecco, i limoni sono stati messi in onore della Costia. Esatto. Della Costia, poi i poveri delfini sono stati mandati in pensione con la quota 100, pure i delfini sono andati in pensione, sono arrivati, esatto, i pinguini. Parliamoci chiaro. I colleghi mi permetteranno, è inutile che si rassalino, venite a cava per il Natale. Grande sindaco! C'è caso, per la serie vi ho mangiato. Oppure voi due. Io mi metto i parcheggi caduti. Sì, però la battuta mi sta allontanando. Allora, scendere a Salerno, anche per chi deve andare semplicemente a lavorare con le luminarie che funzionano bene in termini turistici, non funzionano in termini di vivibilità, perché si arriva a Salerno, i parcheggi non ci sono, il traffico è alle stelle. Cosa si è fatto o si sta facendo? Al di là dell'immagine. No, io devo rappresentare una cosa, perché ho vissuto su personalmente diversi anni di luminare, fortunatamente sono 3 anni che mi sono stato sostituito e riesco a fare i Natali un pochino più tranquillo. Devo dire, perché dobbiamo essere onesti nel ragionare, che c'è stato sicuramente un momento molto critico nei primi anni di questo evento, perché ovviamente nessuno si poteva aspettare una ricaduta di questa portata e quindi la città non era preparata a recepire tanta gente in momenti particolari. Poi pian piano il sistema si è affinato, le navette, il parcheggio allo stadio Arechi, la metropolitana, insomma sono state fatte una serie di aggiustamenti. E devo dire, negli ultimi 2 anni, dove io li vivo, come dire, da cittadino e non più, diciamo, in prima persona magari con le problematiche, è vero, c'è un po' di caos, ma grandi file, grandi momenti, grandi, diciamo, le autostrade bloccate come c'erano state nei primi anni, secondo me non è più, diciamo, registrato. Adesso c'è un caos sostenibile, le persone hanno imparato a diluirsi nel corso della settimana, non arrivano tutti quanti il sabato. Secondo me il fenomeno luminare che era partito ed è ancora un fenomeno molto importante per la città di Salerno, ma io credo per tutto il territorio, perché abbiamo avuto una centralità che ovviamente non ci aspettavamo. È stato adesso metabolizzato e gestito, e anche il traffico non è a momenti clou, sicuramente il sabato. Vabbè, poi avete messo i limoni, sono brutti, quindi non andate a vederli, fermatevi a Cava dei Tirreni, andate a Nocera, risvegliamo il turismo a Nocera o in Costiera. I veri limoni. Noi non siamo, certo, noi possiamo ambire ad essere una città turistica, realistica, però siamo una città attrattiva, perché negli ultimi 4-5 anni, ma questo è un fatto noto ed attestato anche da statistiche e da dati pubblicati dai giornali regionali, con un po' di attività di riqualificazione del centro urbano che è stata fatta negli ultimi anni, che noi abbiamo anche in parte completato in modo significativo sulla zona del centro, c'è stato un fiorire di aperture, di attività di ristorazione e di intrattenimento che portano migliaia di giovanissimi, basta vedere le foto di Piazza del Corso dal giovedì alla sabato sera, che sono una folla che poi culmina nel periodo natalizio. Quindi non siamo turistici, ma siamo ricettivi. E quindi vedi, i limoni vanno a posto, anche perché ho letto che addirittura al governatore non piacevano, perché ha detto dovete. L'ho letto prima di venire qui, che ha criticato il limone. È incredibile che i limoni stanno appesi senza che il governatore lo sapesse. No, dice che deve essere arricchito un poco, perché non sono così come erano stati prospettati. Secondo me non ha condiviso l'altezza, ha chiesto di metterli più alti. Più alti. Vabbè, però i limoni. Li al di là della battuta, limone sì, limone no, perché il limone reale è quello della costruzione. Stire, insomma, diciamo, non quello di... I turisti approfitteranno di toccare con mani il limone vero in costiera e poi andranno a vedere quello bellissimo che è stato installato. Bellissimo. A fine al 6 novembre sarà estate in costiera. Sono d'accordo. Oddio, guarda, sulla rete poi si sono sbizzarriti, questa l'ultima, addirittura hanno detto che probabilmente l'albero di Natale sarà a forma di limone. Ditemi che non è vero, perché il bellissimo albero a forma di limone potrebbe essere un'idea. Limone sarà.
L'albero sarà quello là, però perché limone? Con il limone, vabbè. Ma pensiamo all'albero di cava, sì. Andiamo meglio, sindaco, quest'anno vengono da noi. La cara dell'albero più alto. No, quindi sostanza. Sostanza. Vabbè, io auguro comunque buon lavoro a voi, perché ho visto che sia con la conferenza, sia con l'unione dei sindaci, state facendo un buon lavoro anche per sollecitare, perché c'è sempre bisogno di un dialogo con la regione. E quindi vi auguro buon lavoro. Abbiamo fatto tante domande, non verrà più in trasmissione, noi invece lo invitiamo pubblicamente anche alle prossime volte, anche perché è un tema caldo, permettici, concedici, quindi no, le domande lo so bene. Sono le problematiche sono avvertite dai cittadini, oltre che dalle aziende e dai comuni, quindi grazie di essere stato con noi, grazie a Daniela e grazie sempre a voi che ci seguite. Buona serata.